Bravo ragazzi, buon subscriber, ritrovate nel mio canale. Oggi sono nel terzo appuntamento della MotoGP e siamo dei corridori fantastici. L'ultimo episodio è stato veramente bello. Andatevelo a vedere perché ho avuto una bagarre incredibile con Lorenzo nella seconda gara, mentre non è che si sia conclusa come volevo, però ha riaperto un po' il mondiale ed è una cosa che mi piace davvero tantissimo, perché se le vinco tutte non è poi bello né per me da giocare né per voi da vedere. Quindi è bello ogni tanto arrivare terzo, quarto, cadere giù. Ed è bello infatti anche il replay. Adesso questo episodio qua per una gara ne terrò due, per l'altra ne toglierò e ne lascerò solamente uno. Quindi ragazzi, ci stiamo migliorando anche su questo. Tanta roba signori, lasciate tantissimi like, tantissimi commenti, mi raccomando. E andiamo con le prove, via! Raga, questa gara qua farò cagare tantissimo. Tantissimo raga. Questo circuito qua non è che non mi piace e non so guidarlo. Poi senza aiuto in traiettoria. Ci proviamo, raga. Ma che cazzo fa? Ma dai, raga. Scusate, cioè, ho capito. Io pensavo si spostasse. Cioè, in mezzo alla curva. C'è due bandiere per dire che sto arrivando, Cristo. Guarda che giro di merda che sta a fa. Che schifo, raga. Decimo. Mamma mia. Le cose si fanno difficili. Qua non sono mica riuscito già a girarla. Ragazzi, facciamoci il segno della croce e speriamo di fare una buona gara, ma partiamo ventesimi praticamente. E santo Dio che questo è un gran problema. Beh, come partenza non è andata malissimo, eh. Mamma che bella partenza, Gabby. No, ti prego, no. Vabbè, zio, qua lì mi dispiace. Però io non. Non posso farci. No, no, qua sì, qua sì, qua sì, non posso fare niente, raga. Non devo toccare assolutamente nessuno. Sono partito molto, molto troppo. Forse troppo aggressivo. Ok, ok. No, 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 non guardarti dietro, Gabbo. Fregatene, Cristo Santo. No, Iannone, no, Iannone. È italiano, è della Ducati, quindi Iannone non si tocca. Ovviamente sono andato largo come una merda. Mamma mia, sono rientrato. E meno male che Iannone era un pelino indietro, raga. Se no facevamo il chioppo. Spargarò, stati fatti da parte, perché qua c'è Gabby Squerve. Deve fare una bella rimonta, raga. Però purtroppo, almeno in zona punti ci sono già e ci devo rimanere. Raga, non so perché c'è la moto che ha qualcosa che non va. O che sono davvero solo io che non faccio bene sta gara. Non so per quale motivo. Perché io ho cambiato l'assetto prima. Guarda qua. Questo mi è piaciuto, anche se mi risorpassa, però. Vai Gabbo, bravissimo. Qua saresti arrivato prima di lui. Giro record col bastardo di Marquez. No, l'hai presa troppo interna. Se ne sta andando, se ne sta andando. No, no, raga, no. Cioè, vi pare che io stia facendo lotta con Espargaro? Sta curva la faccio più veloce di loro. Dai, dai, dai. Cazzo, mi stanno prendendo anche quelli dietro. Cristo santo. Levati. Che sei lento. Stronzo. Fatti da parte. Guarda te come hai rallentato il gruppo, bastardo. Stavolta non l'ho presa bene, ma neanche male come prima. Raga, un tempo io queste curve le facevo divinamente. Ho cambiato qualcosa che non va, raga, non va. Io spero che si possano resettare le modifiche fatte. Tutte. Dopo c'è Le Mans, raga. Le Mans l'ho sempre vinta. Speriamo che dopo vada un po' meglio la situazione. Raga, guardate, questa curva qua loro la fanno al massimo, eh.
fanno al massimo. Cioè io li ho rallentati un casino qua. A Paul! Che caterchiazzo! Mamma mia raga, sto 2 secondi indietro quelli là. E come l'ha presa lunga? È male. No! Vaffanculo! Non mi venire addosso, ti prego. Raga, ma che cazzo c'ha sta moto? Raga, ho cambiato qualcosa per non andare bene, raga. Assolutamente. Ma perché non sto fermo? Ho cambiato qualcosa che mi fa girare a 3 secondi in meno. Cioè, io sto facendo bagarre con Espargaro, raga. Cioè, con la Ducati. Ma quando cazzo devo frenare io sta curva per prenderla bene? A inizio di quell'altra? Raga, no, cioè, io queste curve qua le facevo a tavoletta, guarda qua. Ingegnere di merda. Cioè, la moto è molto... La sento molto aderente, eh. Ecco. Però cioè tipo le curve le prende subito, però le fa larghe. Infatti avevo detto che avevo un problema di entrata in curva. Solo che poi la percorrenza fa schifo. Niente, pessima prestazione raga. Oh, pessima. Bruttissima prestazione ragazzi. Bruttissima. Cioè 6 secondi dal primo. Rossi mi ha sorpassato, a me non c'è Rossi davanti. A me non c'è lui. Siamo a Le Mans, signori miei, Le Mans, diciamo che io la guido bene, la guido molto bene, perché non ci sono curve stronze come questo qua, che penso di aver mai vinto in quel circuito lì, perché è strano, cioè, se capisci un cazzo. Ho usato solo un replay almeno però, raga, quindi alla fine male non ho guidato, cioè... È che devo cambiare l'assetto della moto, perché l'ho sbagliato qualcosa. Oh, bene, se trovi che la moto non stia migliorando, riporteremo tutti i valori alla situazione iniziale, esattamente come era prima di questa sessione di gara. Allora, riguardiamo bene l'assetto della moto. Ah, scendiamo in pista, raga, perché manca poco e poi rischiamo di non qualificarci, eh. Allora, aumentiamo i freni, che sono importantissimi. Ok, e incrociamo le dita, raga. Oh, bella Le Mans, però non l'ho mai fatta senza aiuto, eh. Vedete, io queste curve qua le faccio bene. Oh, la moto è diversa, raga. La moto la sento molto diversa. Sapete? C'era qualcosa che non andava nell'assetto di prima, raga. Avevamo sbagliato completamente qualcosa. Oh, queste sono curve, raga. Via, cazzo, che si spacca il mondo, raga. Si spacca tutto. Dai, cazzo. Raga, basta toccare l'assetto, assolutamente. Basta. 1 secondo e 8. Forse è anche il circuito, che io lo faccio bene, questo. Però, veramente, basta toccare l'assetto. Perché questo l'ho fatto io, inizialmente. Non mi ricordo se avevo fatto io, se è tornata quello di prima o se addirittura si è azzerato. Però ragazzi, cioè, 1 secondo e 8. Basta. Andiamo qualifiche 2, via. Cioè, guardate che cazzo di chicane che ho fatto, raga. Mamma mia. La giro troppo bene sta gara, raga. Cioè, sto circuito qua è troppo bello, lo conosco troppo bene. E veramente faccio pochissimi errori. Lorenzo, siamo in qualifica, devi levarti dal cazzo. Vale il doppio per velocità, mi stai rallentando. Stronzone, te devi levare dal cazzo. Ops. 2 secondi. Mamma mia raga, qua giro da dio io. Porca puttana. Grande Gabby Squared. Andiamo avanti con le modifiche. Andiamo a migliorare il telaio. Ok, perfetto. Andiamo con l'accelerazione del tempo. E abbiamo dato 2 secondi e 6 a Jorge Lorenzo. Ma non ditelo a nessuno, ragazzi. Io ve l'avevo già detto all'inizio della scorsa gara. Vi avevo detto che non sarei arrivato primo neanche a morire, perché mi faceva schifo e non so girare a Jerez. Ma qua, ragazzi, boom. Griglia di partenza, Ducati corse, Gaib Gabriele, Jorge Lorenzo, Marc Marquez. Via, partiti. Non una partenza eccessa per Gaib Gabriele, ma li recupera subito
che non si chiama neanche curva, ma qua subito, a questa curva, chiamiamola curva. Interna. Internamente. Wow. 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 Che spettacolo. Il mio cane sta abbaiando per caso. C'è le cuffie, non sento. Sì, sta abbaiando, lol. Vai Gabby. Mamma mia Gabby Squared, signori. Gli vuole dare 6 secondi agli altri. Ce la farà mai. Ecco, vedi che fa il coglione, sbagli. Che cazzo vai al cane? Vai Bomber. Inizia la gara ovviamente. È il cane abbaia, così mi distraggo. Via 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 via. Poi magari è suonato qualcuno. Non lo so, ma non mi interessa perché io sto registrando e devo essere concentrato. Non posso sbagliare un cazzo. Mamma mia, come la prende qua. Come la prende Gabby. Mamma mia, il filino di gas, quanto mi eccita. Oddio. Qua forse sono andato un po' troppo lungo. Ho voluto azzardare troppo. Non abbiamo perso niente, Gabbo. Vai tranquillo, vai tranquillo. Rossi dove cazzo è? Minchia, quinto Rossi. No, Bomber. Mamma mia. Oh cazzo, come mai qua sono andato così lungo? Come la dà la penalità? No, che cazzo è successo? Dai, sali. Non voglio usare il replay, raga. Madonna, però dai, non è possibile. Ho due giri per prenderli, raga. Prenderò mai. Oh, è bastato un attimo di distrazione. Adesso ci avrò la fretta di prenderli, raga. Non ci arriverò mai. Però vi dovete levare da cazzo, eh. Via, 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 levatevi. Di 4 qua li sorpasso, quindi sesto ci arriverò. Non è che non sbaglio. Non ho voluto usare replay, raga, perché alla fine dei punti non è che mi interessa. Poi no, qua lo uso, qua lo uso. Cioè qua è stato stronzo, io ho azzardato troppo, raga. Qua lo uso. Adesso se sbaglio, raga, i due li uso, eh. Non dite nulla, per l'amor di Dio. Oh, ma che cazzo sta succedendo, raga, alla mia moto? Spero che non mi si stia rompendo la moto, raga. Perché l'ultima volta che mi ha fatto un numero del genere Mi si è rotta la moto. Intento qua, Gabo, che tutti frenano, ma tu freni poco. Wow. Senti il rumore della tua moto, zio. Sentilo, sentilo, sentilo. Non prenderai mai tutti questi qua. Raga, io poi sono aggressivo, non me ne frega un cazzo, eh. Lorenzo là. A quel bastardo di Marquez non lo prenderò mai nella vita. Ok. Ok, l'hai presa esterna, ora vai. Vai, bravissimo. Ok, 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 non è ok, va bene, va bene, va bene. Vuoi stare tu, vuoi stare tu, va bene. A te l'onore, zio. Oddio, mamma. Hai preso Gabbo, bravo. Bravo, Gabbo. Oddio. Oddio. Oh mio Dio, raga. Non ci credo. Mamma mia! Che cosa ho fatto?
Regà, qua, veramente, no, qua, adesso fermi. Qua voglio 20.000 mi piace per questa prestazione. Per la mia onestà, vabbè che ho usato un rewind, però uno. Però io sapete perché non avevo usato il rewind quando sono caduto? Perché sapevo che potevo prenderlo. Un giro in più e avrei preso anche Marquez. L'ultimo giro, ragazzi, è stato da sborrare. L'ultimo giro è brutto da dire, un brutto termine, ma l'ultimo giro è stato qualcosa di fantastico. Il mondiale è apertissimo, signori. È uno spettacolo questo campionato, secondo me. Sarà uno spettacolo. Tantissimi mi piace, tantissimi commenti. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui da Gabbo di Squadra è tutto. Bella raga.